Ci troviamo sopra Campai de Sima, sotto lo Zingla, davanti allo spino al Pizzoccolo, per trovare questo posto nascosto della Grande Guerra. Se vedete qua sotto, qua e qua, e là dietro c'erano le due piazzole di artiglieria create dall'esercito per la paura dello sfondamento, che rientrano nella seconda, terza linea, che avevano il compito di sbarrare, se voi vedete davanti a noi, la località del Garda, si sfondavano verso il Tombea o verso la Valvestino. Come vedete qua davanti, là erano le altre postazioni che vi ho fatto vedere, queste sono le postazioni un po' più arretrate e sono esattamente sopra passo della Fobbiola, dove la linea si univa e praticamente finiva sotto. Da qua ve le faccio vedere in un altro modo, quello che è il poco che rimane naturalmente, sotto questa cosa, sotto questa piccolissima dorsale. Il caposaldo era composto da queste due piastre di artiglieria, una mulattiera che saliva, e adesso vi farò vedere anche il resto, che era solo una capa, era pianoro dove stavano i soldati. Questo. E là sotto c'era un altro pianoro per i baraccamenti. Questo era il piccolo caposaldo. Dimenticato.